Ciao a tutti da Geco, oggi posto l'unboxing della scheda madre MSI H97 PC Mate. Andiamo ad effettuare dunque l'unboxing. Apriamo scatola e vediamo cosa si presenta. All'interno ovviamente vi è la scheda madre. Oltre alla scheda madre, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. All'interno troviamo il DVD con driver e utility, il manuale di installazione, la guida utente, la piastrina per la parte posteriore del case. E due cavi SATA neri, uno dritto mentre l'altro è piegato retto a 90 gradi. Andiamo a vedere la scheda madre. La MSI H97 PC Mate è una scheda madre in formato ATX con chip H97 compatibile con la quarta e quinta generazione di processore Intel Haswell. Presenta un BIOS UEFI e certificazione di categoria Military Class 4. Andiamo a vederla nello specifico mostrando le caratteristiche. Presenta un socket per processore LGA 1150, come già detto compatibile con la quarta e quinta generazione di processori Intel e quindi compatibile anche con i Devil Canyon, quindi i5 4690K e i7 4790K. Ha 4 slot per la memoria RAM DDR3 in dual channel, fino a 1600 MHz e 32 GB di memoria massima. Ha due slot PCI Express X16 per schede video con possibilità di crossfire di schede AMD e 4 slot PCI Express 2.0 a 4 canali. 2, 3, 4. La scheda madre presenta due socket da 4 pin per CPU, quindi PWM. Un socket 4 pin PWM per System Fan e infine due socket 3 pin sempre per System Fan, quindi velocità costante. Per quanto riguarda le periferiche SATA, abbiamo la possibilità di montare fino a 6 dispositivi SATA 3, quindi 6 gigabit al secondo. Sono comunque retrocompatibili con lo standard SATA 2 e SATA 1. Retro abbiamo i due connettori per mouse e tastiera PS2, due porte USB 3.0, quattro porte USB 2.0, le uscite video HDMI, DVD e VGA, la porta RJ45 per la LAN Gigabit ed infine i tre jack audio. Tramite connettori interni abbiamo la possibilità di aggiungere fino a quattro porte USB 2.0 e due porte USB 3.0. Tale scheda madre non permette l'overclock da BIOS, essendo tale caratteristica propria delle schede con chip Z. Nella descrizione troverete il link per la pagina ufficiale MSI per conoscere tutte le specifiche di tale motherboard e il link per acquistarla su Amazon e Tau Computer. Un saluto a tutti da Geco.